stato utilizzato per giustificare i conflitti. Qui invece stiamo parlando della possibilità di capire la diversità quanto è importante. E non a caso questo progetto impegna più ricercatori che amministratori di fatto, perché poi ci sarà un'attività di ricerca che dovrà. Noi veniamo dalla Grecia, dal municipio di Poio. Il municipio di Poio è l'unico municipio di Grecia che ha la base per una quarantina, una scuola di ragazze. Sono dei giovani che vengono alla prima fila, diciamo, del loro interesse. Allora noi trattiamo, diciamo, il parto più sensibile del viene, che proprio senza genitori. Allora, questo qua lo ospitiamo da 5 anni, siamo fieri di avere questa parte qui, siamo fieri di collaborare oggi alle piste. Allora, è un po' di ringraziare i presenti, in particolare tutti gli amministratori, amministratrici, ricercatori e ricercatrici che sono intervenuti oggi e nella giornata di domani, questo primo evento internazionale del progetto PISTE, che era l'European Policy Platform, una piattaforma in cui esponenti della società civile e dei comuni si incontreranno nella sala conferenze del comune di Fermignano, che ospita questo primo appunto evento internazionale, per discutere di pratiche interessanti e come tradurle nei vari contesti locali. Buongiorno a tutti, come diceva prima Federico, io sono un amico sono sindaco di Fermignano, no? Fermignano è una piccola realtà, no? Per chi non lo conosce, l'avvocato Borghino, e insieme a Borghino, grazie anche al professore Eduardo Barbieri, siamo iniziati un progetto di collaborazione ormai da 6 anni dedicato all'inclusione sociale, no? Abbiamo lavorato anche insieme in questo periodo per creare diverse attività. No? Fermignano è una città fortemente industrializzata, pur essendo molto piccola. Questo capability is on that site, and I'm stable.